Anche la Danimarca è sconvolta da una nuova ondata di attacchi terroristici. Due gli episodi avvenuti nella giornata di sabato e nella notte appena trascorsa. Il primo durante un convegno organizzato in ricordo della strage al settimanale satirico francese Charlie Hebdo, con un bilancio di un morto e tre feriti, fra i quali i feriti c'è anche l'ambasciatore francese. Il secondo episodio nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte, una seconda sparatoria si è verificata nei pressi di una sinagoga nel centro della città, con un morto e due feriti, ma al momento non è chiaro se i due episodi siano collegati. Intanto, proprio pochi minuti fa è giunta anche la notizia che sarebbe stata uccisa una persona vicino a una stazione ferroviaria e non è chiaro se si tratti dell'attentatore. Due vittorie nette, questo è l'esito del sabato di volley per le formazioni ufantine. Per la seconda di ritorno del campionato di Serie C uomini, la Ipose Audas espugna il campo delle Trelicium Super Volley per 3-0, in un incontro molto teso e vibrante, con i parziali di 25-23, 25-19, 25-18. Pieno riscatto anche per la fuoricorso Caffè Audas. Dopo la sconfitta di Trinitapoli, i ragazzi, guidati da Giuseppe D'Alessandro, hanno vinto nella nona giornata di andata della prima divisione uomini con il punteggio di 3-0 contro l'ultima in classifica, il Volley San Severo, 25-11, 25-12, 25-10 i parziali. Sorprese nei primi due anticipi che hanno aperto la quarta di ritorno del campionato di Serie A. La più clamorosa arriva da Palermo, dove i rosanero hanno battuto per 3-1 il Napoli di Rafa Benitez, che per il momento si ferma nell'inseguimento al secondo posto. Le firme sono di Lazar, Vasquez e Rigoni, gol azzurro di Gabbiadini. Al Maffei Stadium, nella gara delle 18, la Fiorentina batte il Sassuolo per 3-1, grazie alla doppietta di Babacar e alla trisse di Salah, gol della bandiera romagnola di Berardi. Nelle partite della domenica, la Roma cerca di dimezzare il distacco dalla Juve, ospitando un Parma in crisi. I bianconeri in vetta sono impegnati 20:45 nella difficile trasferta di Cesena. Per le milanesi test importanti contro l'Empoli per il Milan e l'Atalanta che ospita l'Inter. Completano il quadro Udinese-Lazio con Lotito nei guai per aver parlato a Bandera, Genoa-Verona, Torino-Cagliari e Chievo-Sampdoria.